quando devi fare il refeed? Qual è il momento migliore per ricaricare in una fase di cut? Spesso si fa troppo presto e si rallenta il dimagrimento. Altre volte si fa troppo tardi e si fa fatica a riempirsi per tempo. Ecco, se te lo stai chiedendo, questo è il video che fa per te. Vedremo questo video in tre parti. Vedremo anzitutto che cosa sono i refeed e a cosa servono. Vedremo poi quelli che sono i segnali che ci indicano che dovremmo ricaricare. E infine vedremo una formula specifica che possiamo utilizzare per capire se dobbiamo effettivamente fare il refeed. Prima di iniziare però, come sempre ragazzi, supportateci. Per farlo basta veramente soltanto un click. A voi non costa niente, ma per noi è una mano che veramente non ve lo so neanche a dire, un aiuto gigantesco. Cliccare qua sul pulsante iscriviti e tra l'altro questo vi permette di non perdervi i prossimi contenuti. Detto questo, andiamo al video. Prima parte, che cos'è il refeed? Il refeed è una ricarica, e nello specifico una ricarica glucidica, quindi di carboidrati. L'idea alla base è molto semplice. Durante il cut noi andiamo a intaccare le nostre riserve energetiche, quindi sicuramente il grasso, insomma quello è lo scopo principale, ma anche quelle di glicogeno muscolare, che sono scorte a tutti gli effetti. E questo è il motivo per cui in cut tendiamo a vederci svuotati nel tempo, cioè ci vediamo un po' più piccoli e vediamo che il muscolo non è più pieno, non spinge più la pelle, no? Cioè, fatto caso, sicuramente c'è fatto caso. Ecco, il refeed serve proprio a questo, a ricaricare quella componente di glicogeno muscolare. Andando a inserire una ricarica nel momento giusto e nelle modalità corrette, ci assicureremo di ricaricare quella componente di glicogeno muscolare senza andare a intaccare quello che è poi il nostro processo di dimagrimento, anzi addirittura incentivandolo. Come? La ricarica mantiene il tessuto muscolare idratato in un ambiente anabolico, quindi riduce quello che è il catabolismo muscolare, ma soprattutto permette una corretta modulazione del sistema nervoso autonomo in parasimpatico, quindi sostanzialmente favorisce quello che è il recupero e riduce lo stress sistemico, favorendo quindi tutti i processi di dimagrimento e, da ultimo, non meno importante, porta a un mantenimento e miglioramento della performance in sala, quindi di nuovo effetto anticatabolico sul tessuto muscolare, ma catabolico su quello che è il tessuto adiposo, perché bruciamo banalmente più calorie. L'elemento fondamentale qua è la tempistica, oltre che la scelta e la qualità delle fonti. Vogliamo essere sicuri che la ricarica finisca nel miocita e non nell'adipocita, quindi nel tessuto muscolare, considerando quella che è l'attività della glicogeno sintasi, la sensibilità del tessuto, quindi i GLUT4 che sono in membrana, i recettori del glucosio. Se ricarichiamo troppo presto ci troviamo in una situazione in cui il muscolo non è tanto sensibile, quindi è un po' inutile, e intacchiamo il processo di dimagrimento. E di nuovo, se ricarichiamo troppo tardi, paradossalmente c'è una situazione di resistenza insulinica paradossa, ossia il muscolo, in una situazione di carestia protratta per tanto tempo, di nuovo perde affinità con i carboidrati, quindi questi vengono addirittura dispersi in calore piuttosto che stoccati come glicogeno muscolare. E questa è una cosa che si vede molto spesso in atleti sotto gara, che buttano tanti carbo ma non riescono a riempirsi. Ora, vediamo quelli che sono i segnali che ci dicono, i segnali che ci dicono che dobbiamo fare una ricarica. Il primo, scontato, è il poco pump. Ora, sia chiaro, non è che appena ho meno pump faccio subito una ricarica, è un segnale il fatto di avere meno pump. Meno pump, sia ci metto tempo ad avere pump in sala, quindi non ho quell'effetto esplosivo che appena inizio esplodo in sala dalle prime ripetizioni, ma anche e soprattutto non riesco proprio ad avere pump, cioè alla fine dell'allenamento c'è una di quelle situazioni proprio... No, non va. Secondo aspetto acquoso, sto scendendo, il peso scende, ma non ho un aspetto dry, granitico, poi mi vedo acquoso, c'è qualcosa che non va, ma il peso sta scendendo, perché sono acquoso e il peso sta scendendo? Cosa sta succedendo? Oddio mio! Ecco, questo è un segnale che teniamo da parte. Molto spesso è dovuto al fatto che il muscolo è vuoto, quindi non spinge la pelle, ma ci sono delle situazioni di ipercortisolemia che sono dovute a una sovrattività del sistema nervoso simpatico. Ne abbiamo già parlato su Instagram, tra l'altro, perché non mi segui su Instagram? Vai su Instagram, per favore, seguimi, faccio un sacco di reel, vai pure là. Questo segnale, poca energia in sala, attenzione, no stanchezza, la stanchezza ci sta, da becchi, cioè stai facendo un cut, la preparazione di bodybuilding, sei stanco, proprio energia, benzina, non ce n'hai abbastanza. Ecco, questo è un altro segnale che potresti aver bisogno di una ricarica. Poi altri due segnali, poca fame da una parte, che dici, paradossalmente sto facendo un cut ma non ho tanta fame, proprio bloccata, e sonno disturbato. Ecco, questo è dovuto a una sovrattività, di nuovo, del sistema nervoso autonomo, una spinta del sistema simpatico molto forte, molto accentuata, tante catecolamine in giro, una curva del cortisolo che è falsata, modulata tendenzialmente in alto, se non addirittura una flat line, quindi linea piatta, quindi non va proprio a modularsi nella giornata. Questi sono casi di adrenal fatiga. Ecco, comunque tutto questo porta a intuire che manca un elemento fondamentale, che è la gestione dell'insulina, che ha un forte impatto su quella che è la modulazione del sistema nervoso autonomo. Altri due segnali, poca fame e sonno disturbato. E da ultimo, BF molto bassa. Questo è un segnale molto importante, perché alla base di tutto il refeed permette di essere captato a dovere quando la BF è bassa. Quindi no, ho iniziato il cut, mi sento stanco, faccio un refeed.
insomma, dai, in questi casi si parla di BF che dovrebbe stare sotto l'8% per i maschietti, sotto il 15% per le signorine. E arriviamo quindi all'ultima parte, perché ho tutti questi segnali, sì, Ludo, che ci faccio? Hai detto, non è che appena vedo il segnale, adesso ci arriviamo, vediamo una formula precisa che possiamo utilizzare per capire che dobbiamo fare una ricarica. Primo punto, se c'è un solo di questi segnali, mi spiace, non è il momento di ricaricare, quindi senti poco pump, non è che devi ricaricare, dai, su. Hai un aspetto acquoso, hai poca performance, ecco, il singolo segnale non ti porta a dire devo ricaricare. Come detto, stai facendo una preparazione di bodybuilding, te la becchi. Se ci sono due segnali, quindi scatta un secondo segnale, allora potrebbe essere il momento di ricaricare. In questo caso quello che mi piace fare è fare una piccola ricarica di un singolo pasto, aggiungendo 80-100 grammi di carboidrati lordi, e vedere cosa succede. Se il peso tende a salire, se l'aspetto acquoso, allora probabilmente era ancora presto. Se invece c'è un buon effetto, la ricarica entra bene, allora in questo caso, ok, era il momento di ricaricare. Iniziamo a testare. Se i segnali sono 3, allora facciamo un refeed di un giorno intero, non troppo importante, quindi aumentiamo di un 50% circa i carboidrati giornalieri per un giorno. Vediamo quello che succede, segniamo quelli che sono i dati, però 3 segnali del genere iniziano a far intuire che il corpo ha bisogno di qualcosa in più. Se ci sono 4 segnali, allora facciamo un refeed vero e proprio di 1-2 giorni, quindi un refeed dove i carboidrati sono anche del 100% in più, e facciamolo durare 1-2 giorni in base al tempo necessario per riempirci. Ricordiamo una cosa: il refeed dura tanto quanto necessario per riempire il corpo. Se il corpo non si riempie, se, come si dice spesso in senso volgare, i carboidrati iniziano a girare a vuoto, allora dobbiamo continuare. Può aumentare il numero di giorni, aumentare il quantitativo di carboidrati, insomma, ci dobbiamo riempire. Se anche c'è un filo di spill out, si dice, quindi di accumulo di acqua, tiro un po' d'acqua, non è un problema. Ricordiamo che dovremmo stare a diverse settimane dalla gara in questa fase, cioè non è che raggiungi l'8% il giorno prima della gara, sia chiaro. E quindi abbiamo logicamente tempo di buttare via tutta l'acqua, ma in questo caso noi dobbiamo riempirci. Se i segnali sono tutti 5, probabilmente inizia a essere troppo tardi e conviene prendersi addirittura una break diet, quindi fare 1-2 settimane tornando in normocalorica, ripristinare la situazione e poi tornare, e ovviamente questo modulando l'allenamento di conseguenza, perché ricordiamo, qua stiamo parlando di avere scarsa energia, scarso pump, però dall'altra parte ci deve essere una corretta gestione dell'allenamento con una riduzione del volume laddove il muscolo non riesca a recuperare. Questo è tutto, ragazzi, su quando capire di fare un refeed, ma logicamente la domanda che sorge spontanea è: ok, ma questo refeed come lo strutturo, come mi regolo? E questo, bello mio, ne parlerò in un altro video. E per parlare in un altro video voglio sapere se ti interessa il video, quindi mi commenti qua sotto, come mi sembra proprio brutto, commenta qua sotto come minimo, e fammi sapere se ti interessa quest'ulteriore video. Nel frattempo, formula, spero che sia stato utile, buon cut a tutti quanti.